Sale l'attenzione in campo, sugli spalti, l'attesa di vedere le due squadre all'opera sul prato dell'Albite Stadium. Benvenuti da Piero Gibardo, con me come sempre Lelia Dani. Match valevole per la seconda giornata della fase a gironi della Coppa del Mondo 2022. Sfida che mette contro Italia e Uruguay. Mi aspetto un incontro equilibrato, Pier. Entrambe vengono da un successo nell'esordio. Potrebbero accontentarsi anche di un punto, ma conoscendo i due CT io dubito che scenderanno in campo per il pari. Partiti, gara che mette in pari 3 punti importanti per la classifica del girone. Chiesa, tacco robusto. De Arrascaeta. Cavani, bravo qui Acerbi che recupera. A Cavani, non si entra, è scivolata in area, ha rischiato tantissimo, ha rischiato il rigore. Valverde, Cavani, palla importante, palo, attenzione, ancora lì, c'è il rilancio lungo. Vince il contrasto e recupera il pallone. Si fa largo della tre quarti avversaria. Interviene molto bene qui in scivolata. Godin, Bentancur, Valverde. Arbitro che ferma il gioco e dunque si riprenderà con un calcio di punizione. Ma non granché qui l'intervento del difensore. Contrasto riuscito, palla che rotola via. Valverde. De Arrascaeta. De Arrascaeta. Perde palla. Bernardeschi. Ha spazio davanti a sé. Intervento decisivo che salva la porta. C'è spazio davanti. Non ha inquadrato la porta, poteva aprire le marcature. È poco lucido in questa circostanza e ne è uscita una conclusione da dimenticare. E finisce così il primo tempo. Coming up at half time, there will be a display from the police dog display team. So stay in your seats for that. Match della fase a gironi che entra nel vivo, è partito il secondo tempo. Buono l'intervento di Jorginho. Recupero dell'Italia. Oh, a metri a disposizione. Splendido intervento, ha evitato un gol fatto. De La Cruz. Valverde. Ronald Araújo. Giorgi De Arrascaeta. Attenzione, occasione. Può andare da lì. Non può entrare così in area. De La Cruz. Super ciso Donnarumma qui. Interviene Spazza. Valverde. Suarez. Valverde. Bentancur. Perdono il pallone. Holly Hansen, you have been chosen as today's fan of the game. Please come to reception to possesso Uruguay. Subito smentiti, sfuma l'azione. C'è la prateria per andare.
L'azione non è ancora finita. E c'è la rete, passano in vantaggio quando manca poco alla fine. Il tempo è dalla loro parte, dovranno farselo bastare e riversarsi in avanti per tentare il tutto per tutto, se vogliono ciuffare almeno il pari. Conclusione da sottomisura che non ha lasciato scampo al portiere. Non poteva, dai, sbagliare da quella distanza. C'è un cambio fra gli azzurri. Trovano il vantaggio al tramonto del match. Doccia davvero gelata per gli avversari. Ottimo tackle di Acerbi. Attenzione perché è solo. C'è una buona occasione. E c'è il gol dell'Italia. Ha preso la mira e l'ha messa in porta. Un gol che unisce tecnica, potenza, fisico. Ha fatto parecchi metri palla al piede prima di presentarsi davanti al portiere e batterlo. Replay meritatissimo. Goal. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Contrasto efficace. Ancora 3 minuti prima del fischio finale. Palla allontanata. Così può bastare, esultano gli azzurri per questa vittoria. Vincere e convincere, questa era la loro missione oggi e direi che l'hanno assolta nel migliore dei modi. Hanno ottenuto il successo al termine di una prova gagliarda.